Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Fortnite in singolo con una nuova skin. Ovviamente io cerco sempre di fare una vittoria reale con una skin diversa. Ci buttiamo sempre a siepi, ormai sapete che è il mio posto preferito. Ormai la maggior parte delle partite che vi porto in singolo, la maggior parte o vado sulla montagna o vado su siepi. Penso che siano i posti migliori. Poi ovviamente ognuno ha i suoi propri posti, abituato diversamente. Poi dipende molto dalle abilità del giocatore, dai suoi gusti e da come si trova. Tanto vedo che è un po' è leggermente tranquillo. Di solito questo posto è pieno di gente. Noi troviamo subito un arco del cavolo. Ovviamente troviamo solo archi. Ormai questa è una condanna brutta di questo gioco. Che bello, arco blu per arco blu che si può potenziare. Ci facciamo subito gli squini. Allora, vediamo un pochino. No, lo prendiamo col cazzo che lo prendiamo. Da, che sta rompendo. No, niente. Ormai con l'arco siamo fuori allenamento. Ci sto giocando anche veramente poco ormai sto gioco, devo dire la verità. In un certo senso è come se molti dicono che Fortnite sta morendo, ma è la pura verità, ma è la colpa dei player, che su molti player sono diventati troppo forti. Non ci sono novità nel gioco. Cioè, è un po'. Non è più come. Io vengo dalla season di Nida, quindi non è che posso dire di aver visto il vero Fortnite. Però comunque sì, è diventato per molti motivi, tra non novità e il player, è diventato un po' ingiocabile. È difficile trovare partite tranquille, diciamo. Prendiamo i cavoli, che è il mio oggetto preferito per curarmi. È ottimo sia per la safe che per curarsi velocemente. Allora, là stanno fightando, andiamo a vedere un attimo. Ti prendono alle spalle, giustamente. Chi cazzo è che mi ha colpito? Vedete, ormai hanno pure questo vizio i player di prenderti sempre alle spalle. È diventata una roba. Diciamo che il gioco non è diventato più. Non è il Fortnite di una volta, da quello che vedo anche nei video vecchi. Ma è un gioco che è diventato molto, punta troppo a essere competitivo. Ma anche competitivo nelle partite normali. Cioè, secondo me questa sembra una partita tranquilla. Non mi sembra una partita, una lobby troppo difficile. Perché c'è un furbetto là, l'abbiamo colpito. Dove sta scappando? Ecco, ti prego. Trovi questi player di merda che scappano. Quando vuoi morire poi me lo dici. Sta arrivando quello. Pum, vaffanculo. Vabbè, però headshot non me lo dai mai. Poi anche tipo, a volte tipo i bomba fanno 30. Colpisci in testa e non ti dà l'headshot. Cioè, proprio è un problema in generale di armi, player. Non ci sono più tutti quegli aggiornamenti, tutte quelle novità, tutte quelle sfide che mettevano una volta. Diciamo che gli sviluppatori secondo me stanno facendo morire questo gioco. Ed è la verità. Purtroppo me ne sto accorgendo pure io, perché anche quando ci gioco molto spesso non ho tutta quella voglia di giocarci. E attenzione qua un attimo. Sì. A volte manco mi costruisce. Facciamo una furbata, andiamo dietro le spalle e lo fottiamo. Pompata. Vai. Aia, vabbè. Abbiamo fatto una papera assurda qua. Però non c'è niente. Però devo dire, io odiavo questo gioco. Adesso una volta lo odiavo, poi l'ho amato alla follia quando ho cominciato a giocarci. E odiavo la creativa. Adesso diciamo preferisco più giocare in creativa con gli amici in compagnia, proprio stile uno contro uno, come i vecchi giochi online in cui ti giocavi solo per divertirti, che giocare magari in singolo, in squad, solamente quando ci sono le sfide. Perché proprio, non lo so, da questo ormai è diventato così forte, non ci posso fare niente, mi dà questa sensazione anche a me. Ok, riempiamoci di cavoli, che sono molto, secondo me è la modalità di cura più forte del gioco, nel gioco. No, qua non ci venivo da tantissimo tempo. Che una volta la chiamavo la segheria. Ci scendevo sempre, perché era il posto più tranquillo dove non scendeva nessuno. Ti potenziavi le armi e ti facevi il segno della croce e provavi a vincere la partita. No, qua c'è l'hamburgerone. Ui, ballo, che me dai? No, c'ha due mitragliette, ma non mi sembra il caso. Vabbè, dai, potenziamoci sto cannone qua. Ottimo. Un attimo solo.
C'è questo qua che fa il furbo che sta girando intorno intorno, ma penso che sa che io sono qua, ma non. Vedi come gira intorno intorno, cioè secondo me sa che sono qua. Noi l'aspettiamo, che dobbiamo fare? Non mi ha visto, però. Che cazzo vuoi fare? Pure queste armi, hanno messo tipo questo fucile a pompa, secondo me è l'arma più forte del gioco, cioè come potete vedere non ti dà scampo, se non ti copri in tempo ti leva tutta l'energia in tempo record. Comunque grazie per lo spudone, amico mio. Ma da quanto tempo che non venivo in questa casa, piena di vasi? Non ci vedete che ci avevo fatto una vittoria reale in coppia? Devo dire che è uno dei posti più belli secondo me su Fortnite, però non ci venivo da tanto tempo, anzi, non, devo dire la verità, non ricordavo neanche che esistesse ancora questo posto nella mappa. Però vedo che non c'è niente, siamo rimasti in 4, totale siamo 3 perché comunque 4 sono io, i 3 sono 3 player da uccidere. Andiamo a vedere, abbiamo 3 kill, è una partita. Stiamo facendo una partita decente, decente, su. Quasi sufficiente, ancora non è sufficiente. Per essere sufficiente, almeno sufficiente, sta partita canale. Dobbiamo fare almeno 5 kill. Almeno 5 kill, almeno minimo 5 kill e vittoria reale. Stavo dicendo, sì, Fortnite ormai dà questa sensazione un po' a tutti, però io comunque. È un gioco che mi ha dato anche tante emozioni, tante gioie nella vita, comunque, devo dire, ma non chissà grandi cose, non pensiamo a cose strane, però dai, mi fa stare bene, mi diverte, mi ha fatto conoscere tante persone, dai, non è. Faccio uno. Alla fine ci continuo a giocare, nonostante pure a me mi porta questa sensazione di volerlo abbandonare, però diciamo i soldi spesi, Funko Pop, la collezione dei vari DLC. Delle varie custodie, mi rotti coglioni a spammare e poi spammano continuamente da lontano, cioè non sanno fightare più la gente perché è fatta così. Guarda cosa è nascosto qua! Ha uno scar. Però devo dire, essendo che ormai mi sono affezionato, perché ti affezioni a questo gioco, poi tutte le cose che compri, è difficile poi abbandonarlo. E quindi comunque, anche se non ci vuoi giocare, ci giochi ogni tanto, così ti fai una partita in singolo, provi a fare la vittoria reale, la portare ogni tanto un video su di Fortnite. E vabbè, questo è proprio un coglione. Dai, 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 dai. E mi ruba la kill. Ma mi ruba la kill, ma ti rendi conto? E mi ruba la kill. Ma questo gliela faccio pagare. Mi ha rubato la kill. Cioè, dai, dovevo fare la quarta kill e me l'ha rubato. Mi ruba la kill. Boh. Dove cazzo ho messo? Bella. Aspettiamo, devi uscire prima, tanto ce la sei, ma devi uscire lui. Dai. Ma guarda che non. A volte poi c'è pure sto bug, o le strutture vengono trapassate o si blocca la costruzione. Quando loot che c'è là per terra. Uno stupido andrebbe a prendere il loot e farsi laserare da dietro. Però io non sono stupido. Io confido tanto comunque le cure, le cose le ho, sono sufficienti. Ho due armi blu che comunque sono abbastanza decenti per vincere la partita. E io confido. Ah, uno mi spara da lontano, uno ce l'ho sotto, non so che devo fare qua. Sembrava una partita tranquilla, alla fine si è dimostrata uno spam incredibile di player. Ok, attenzione. Perché mi ha fatto la scorta? Eccolo dove lo stronzo. E mo ti faccio Mamma mia, per quanto! Ah, vedi che cannone che avevi. Mi hai rubato la kill. Adesso l'hai pagata. Penso che sicuramente lui mi ha rubato la kill. Questo mo mi spamma qua dentro. Se no mi devo curare velocemente perché se questo qua entra, mi vince la partita. Cazzo, ci siamo rimasti solamente io e lui. Facciamo proprio perfetto, 5 kill e vittoria reale se lo uccidiamo. Scudone. Recuriamo, mangiamoci subito i. Anche perché c'è proprio la cazzo della safe. Dai, veloce, veloce, veloce. Non sono manco dentro il cerchio. Dov'è? Bastardo! Vieni qua! Sì! Dai! Gli ultimi player erano un po' stupidini. Per fortuna la partita tranquilla. Da tanto tempo che non c'era una partita tranquilla così. Però comunque, dai, ce la siamo giocate bene. Vittoria reale con 5 kill. Alla prossima! Ciao a tutti da Tiger!